Amiche e amici, rieccoci qui con un nuovo video sulla comunicazione non verbale sul canale di Vinzi. Oggi andiamo appunto a trattare un altro argomento legato appunto al linguaggio del corpo, grazie a una domanda di Melinda Starr. La comunicazione non verbale può indicarci se una persona prova solo affetto amichevole o sentimentale? Se sì, quali? Certo, assolutamente la comunicazione non verbale mi fa capire se una persona prova qualcosa di più o siamo soltanto amici, ok? Allora, sicuramente dobbiamo prendere in considerazione due o tre segnali di comunicazione non verbale. Prima di tutto, uno che mi dice se c'è sintonia tra me e questa persona, e uno di questi è il cosiddetto rispecchiamento o mirroring, come amano alcuni miei colleghi un po' più americaneggianti, che vuol dire sempre un po' rispecchiarsi fondamentalmente. Questo cosa vuol dire? Che se io sto con una persona, e questo magari può essere un'amica, un amico, ma questo a prescindere dai sessi e dal fatto che ci possa essere un'intenzione o meno, e in genere vedo che la maggior parte delle volte c'è una sintonia a livello di postura, quindi io sono così al bar mentre parlo con questa persona e l'altra persona è nella stessa postura, questo già mi sta indicando che c'è una sintonia. Ora qui però capire se sia affetto o meno diventa un po', come dire, mi fa capire che c'è empatia, questo sì, però non mi fa capire se c'è effettivamente affetto, perché potrebbe essere semplicemente che io abbia beccato un argomento e quindi, siccome ho coinvolto col mio argomento il mio interlocutore, il suo inconscio, che è un grandissimo figlio di buona donna, si mette in rapport col mio, quindi si mette in una postura simile, e l'inconscio del mio interlocutore sa molto bene, la sua parte razionale no, ma il suo inconscio sì, che se si mette nella stessa identica postura induce il mio a entrare in empatia, perché il mio viene tra virgolette ingannato per la serie: guarda, io sono simile a te, puoi fidarti di me, quindi tu tendi poi a entrare a tua volta in empatia con questa persona. Invece un paio di segnali che mi dicono che c'è qualcosa di più sicuramente sono l'inumidirsi le labbra, il linguino, che vuol dire che in realtà c'è un forte gradimento. Ripeto, se viene fatto ogni tanto su argomenti, su parole, vuol dire che il gradimento è su quelle parole, no? Parlo di Formula 1 e la persona si inumidisce le labbra, quindi vuol dire che ama la Formula 1, ma se io parlo del più e del meno e di qualsiasi cosa parlo, questa persona fa sempre quel tipo di segnale, vuol dire che nei miei confronti, quindi io piaccio a questa persona. E un altro segnale forte, anzi dire che questo mi dà una connotazione molto più sull'affetto, è il fatto di accarezzarsi spesso i capelli. Il fatto di accarezzarsi, questo lo fanno sia gli uomini che le donne, e anche i calvi lo fanno. I calvi si accarezzano comunque la testa. Questo mi dà un segnale interessante, che vuol dire che c'è un interesse di tipo affettivo. Anche qui, se viene fatto una volta ogni tanto, ad esempio stiamo parlando del più e del meno, a un certo punto gli chiedo: ma come sta Fabrizio, per esempio? Questo magari lo chiede a un'amica, e lei su Fabrizio si accarezza i capelli, vuol dire che prova un interesse di tipo affettivo nei confronti di Fabrizio. Invece è diverso se a un certo punto parliamo di qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa fa questa persona, qualsiasi cosa dico, è sempre lì che si accarezza i capelli. Oppure, un modo anche che te lo fa capire subito, appena ti vede si accarezza i capelli, quindi ti sta dicendo a livello non verbale: mi piaci da un punto di vista affettivo, ti riconosco addirittura il potenziale per entrare in chiave affettiva. In realtà poi questo segnale vuol dire anche altre cose, vuol dire che questa persona, se si tocca spesso i capelli anche da sola, è sempre lì che se li accarezza, uomo o donna che sia, vuol dire che ha una carenza nell'affettività, ma questo poi è un altro paio di maniche. Ecco, questi sicuramente sono tre indicatori che magari andrebbero non visti separatamente, ma un po' in combinazione. Ecco, già quando ne trovo un paio di questi insieme posso essere abbastanza sicuro che c'è, da un punto di vista inconscio, un interesse da un punto di vista affettivo, o quantomeno mi riconosce un potenziale per entrare in chiave affettiva nella relazione. Quindi, ripetendo un po', il fatto che si metta in postura simile alla mia, quindi facendo rispecchiamento. Poi, se non sai cos'è il rispecchiamento, ti rimando sul mio canale, ne ho fatti un sacco di video sul rispecchiamento, digita rispecchiamento Fanelli, ti viene fuori almeno 3-4 video su questo argomento. Poi
poi sicuramente il fatto di fare il linguino massimo segnale di gradimento, quindi se lo fa spesso durante la conversazione non è più sull'argomento ma è su di me, e infine il fatto di accarezzarsi i capelli, quello più degli altri due sicuramente mi dice che c'è una connotazione affettiva nei miei confronti da parte di questa persona. Bene, spero di aver risposto alla domanda di Melinda Star e spero che questo video sia stato utile non solo a Melinda ma utile anche a tutte quelle persone che in questo momento magari stanno lì, che stanno cercando di capire se chi è di fronte a un certo punto si accarezza i capelli in chiave affettiva, se invece va indietro col corpo, lì che lo stanno insomma osservando per capire se effettivamente c'è un interesse o no. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto mi raccomando metti mi piace, condividilo con i tuoi amici perché grazie alla condivisione il canale cresce, se cresce io farò ancora più video e questo mi rende molto felice perché quello che poi è in realtà lo scopo del canale è quello della condivisione. Bene, io ti mando un abbraccio grande, mi raccomando il like, mi raccomando la condivisione e ci vediamo al prossimo video, ciao!